Reduce dal successo della fiction La Lieva, Lino Guanciale si è raccontato sulle pagine della rivista Intimità. L'attore ha parlato del suo privato. Da 6 anni è felicemente fidanzato con l'attrice Antonietta Bello. A rendere solida la loro relazione è la capacità di non perdere i propri spazi. La cosa che dà equilibrio alla nostra coppia è il fatto che ognuno di noi percorra la propria strada, autonomamente, ci incontriamo qua e là, facciamo a volte delle cose insieme, ma sostanzialmente camminiamo ognuno con le proprie gambe. Prima ancora di ogni forma d'amore e di affetto ho stimato moltissimo Antonietta come artista, confesso che sono un suo grande ammiratore. Il primo incontro con la fidanzata Antonietta Bello è avvenuto in un'aula dell'Università di Venezia, dove l'attore teneva un corso che lei frequentava. All'inizio non è successo nulla tra loro. Successivamente Antonietta però mi ha chiamato perché voleva fare dei provini per entrare in un'importante scuola di recitazione. A quel punto l'ho aiutata, l'ho seguita, le ho dato una mano e da lì, dunque, 6 anni fa, è partito il nostro amore. Per il momento Lino Guanciale non pensa al matrimonio. Assolutamente non ci penso, ride, NDR. Sono gentile, educato, ma sempre anarchico. No, non sono un ribelle, quelli che si comportano da ribelli smettono di interessarmi dopo 2 secondi, mi affascina molto di più chi è educato come credo d'essere io, ma che con molta razionalità mette in pratica comportamenti non allineati. Ecco, in questo senso mi ritengo anarchico. Ha aggiunto che suo fratello Giorgio si è sposato 1 mese fa e, in quel caso, l'ha ritenuta la scelta più giusta da fare. L'attore è contrario al matrimonio solo quando ci si sposa perché si ha una certa età e dunque per una scelta sociale. Se invece la parola matrimonio è riempita di contenuti autentici, ha rispetto per chi fa questa importante scelta. L'importante, comunque, credo sia vivere insieme nel rispetto delle reciproche autonomie. Infine, ha dichiarato. Mi piacerebbe molto diventare papà, ma ora non ci stiamo pensando perché il momento sarebbe completamente sbagliato, abbiamo tante cose da fare. Troppe. Più in là si vedrà. Chi se ne frega.